Valle Seriana e Val di Scalve hanno sintetizzato in un documento programmatico un percorso iniziato alcuni mesi fa a seguito della pandemia. Amministrazioni comunali, associazioni e cittadini hanno dato vita al documento Azioni strategiche per la montagna, per il rilancio della Valle Seriana e della Val di Scalve. Si tratta di interventi infrastrutturali, stradali e digitali, economici, sociali e formativi, volti a valorizzare le identità territoriali per un preventivo di spesa superiore ai 200 milioni di euro. Tra gli obiettivi figura una variante da Ponte Nosso all'ospedale di Piario, percorsi ciclopedonali come quello tra la Valle Seriana e la zona del lago, potenziamenti tecnologici ma anche progetti per gli alpeggi, come ricordato dal presidente del Parco delle Orobie Bergamasche, Ivan Caccia. Non abbiamo chiesto solo risorse, non abbiamo chiesto solamente 200 milioni di euro contenuti in questo piano, che peraltro abbiamo articolato e motivato con progetti già anche pronti, ma abbiamo chiesto anche interventi legislativi di modifica in alcuni settori. Per noi ad esempio è importante che lo Stato riconosca ai territori montani delle deroghe in tema di sanità e in tema di scuola, perché avere una deroga sui 10 alunni minimi per tenere in piedi una classe in territorio in montagna, dove è davvero difficile, chiaramente è necessaria. Non siamo territori che hanno un numero di alunni come i territori urbanizzati delle città o dell'interland delle città. Vogliamo parlare del discorso sanitario, abbiamo visto recentemente la chiusura di un polo di nascite importante. Anche qui noi chiediamo una deroga ai 500 e 400 parti annui. Abbiamo bisogno di medici di medicina generale, per cui serve una deroga a livello legislativo per avere dei medici di medicina generale che siano obbligati, prima di andare a fare la loro attività in aree urbanizzate più importanti, obbligati a farle in aree marginalizzate come le aree di montagna, e via dicendo. Cioè ci siamo concentrati non solamente su quello che serve alla Valle Seriana, ma quello che serve alla montagna bergamasca italiana complessivamente. Un piano strategico proposto da un gruppo di realtà che da febbraio 2020 lavora per individuare le direzioni di sviluppo possibili per garantire un futuro alle valli. Sono le comunità montane della Valle Seriana e della Valle di Scalve, il GAL della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, il Parco delle Orobie Bergamasche, Promoserio, Orobie Style e Vivi Ardesio. Abbiamo parlato di zone economiche speciali, perché sono quelle che abbiamo avuto all'ordine del giorno in questo periodo. Abbiamo rappresentato il fatto che il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza non parli di zone economiche speciali se non per alcune aree del sud. Noi lo chiediamo invece per tutta la montagna italiana.